Allora, siamo con Mietta, io mi trovo in grandi difficoltà perché ho cantato con te le canzoni, ovviamente a squarciagola, meravigliose, ti seguiamo tutti con grandissima ammirazione da tanti 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 anni ed è quindi un onore e un piacere veramente grazie, averti qui. Apprezzo, ammiro. Ora mi spoglio delle vesti di fan e ritorno giornalista, okay. E ti chiedo innanzitutto il tuo rapporto con Napoli e poi quanto è importante per te essere a manifestazioni come queste legate alla solidarietà, alla beneficenza, ma che hanno veramente il pregio di farci sempre tenere presenti artiste immense come te. Grazie, grazie davvero. Sicuramente l'elemento solidarietà è estremamente importante, è ovvio che va fatto in un determinato modo, con una serie di... non è che lo si possa fare così tanto per, però devo dire che la cosa mi è piaciuta, ho sposato la causa e quindi sono qua anche per questo. E niente, Napoli per me è una città pazzesca, cioè io poi sono innamorata dell'arte, l'arte per me è fondamentale, ma non solo quella musicale, quindi pittorica, scultoria, architettonica, e Napoli è una città di una bellezza impareggiabile, impagabile per tutto quello che ha. E io ho veramente di giorni in cui ho rivoltato Napoli come un calzino perché la volevo conoscere meglio. Com'è cambiata la musica in questi anni, Daniela? Beh, è cambiata molto, però nello stesso tempo credo che prediliga sempre il bel canto, comunque alla fine c'è una selezione naturale di cantanti o personaggi che fanno bene il loro mestiere. Napoli ti ama. Sì, anch'io tantissimo. Grazie.